Eccoci con Fabio Mureddu, capitano della squadra maschile di hockey dell'Ansicora, che ha appena vinto il suo 22esimo scudetto della storia e anche il tuo secondo scudetto da capitano. Che emozione è stata vincere uno scudetto in casa? Beh, diciamo che l'ho riprovata dopo 2 anni, ma questa volta ha un sapore particolare perché avevamo tutte le squadre che sono radunate qua, le prime 4 della serie, a fare le finali in 2 giorni, e vincere davanti agli avversari con quell'ottato e alzare la coppa davanti a loro fa sempre più piacere. È stato bello perché ci sono 3 squadre sarde su 4 finaliste. Abbiamo giocato la prima semifinale con la Ferrini, dominando una parità dall'inizio alla fine, finita poi 8-1, e poi la finale, come tutte le finali, sono sempre tirate, sempre difficili da giocare. Abbiamo prevalso quest'anno sul Bra, dopo che l'anno scorso invece siamo usciti perdenti. 2 scudetti da capitano in 3 anni, più di così non potevo chiedere. Quest'anno è stato anche un anno storico perché è arrivato il doppio scudetto, prima quello femminile e poi quello maschile. Erano 30 anni che non capitava. Una doppia soddisfazione anche in casa, visto lo scudetto della tua fidanzata Livia. Sì, la mia ragazza Livia è vice capitano della squadra femminile, che quest'anno ha vinto il campionato. È bellissima fare una doppietta così, perché tutti i sacrifici dell'anno, tutto il fatto che comunque ti devi dividere nella vita di coppia per gli allenamenti, è stato ripagato, perché quando vinci tutti e due festeggi doppio. Come detto prima, ci sono state 3 finaliste sarde su 4 ai playoff scudetto. Alcuni, in una sorta di sciovinismo al contrario, possono dire: ma se ci sono 3 squadre sarde in fila nel nazionale, forse il livello non è così alto. Cosa possiamo rispondere a questo giudizio, diciamo, da sportivi non proprio informati? Posso rispondere che la tradizione sarda dell'hockey è una tradizione che c'è da 60 anni, 70 anni. Ci sono tantissime squadre che si sono assecondate, che sono nate, sono morte, sono rinate nel corso di questi anni. L'hockey in Sardegna è uno sport che viene sempre visto bene da tutti i giornali, perché comunque arriva nelle scuole, chiunque ha conosciuto l'hockey, anche se non l'ha praticato, chiunque lo conosce quando è un ragazzino delle scuole medie, perché alla fine possiamo avere dei canali con professori delle scuole e quindi far conoscere il nostro sport. Poi c'è chi si appassiona e rimane e chi smette. Per il resto d'Italia purtroppo è molto più difficile continuare a fare hockey, perché magari le distanze per raggiungere e fare partite con altri club sono più grandi. Da noi siamo tutte qua, ci sono tantissime squadre racchiuse nell'arco di 10 km possiamo fare tante partite e crescere di più. Quest'anno per la Cagliari Sportiva non è stata un'annata eccezionale. Abbiamo visto la retrocessione del Cagliari, la retrocessione dell'Olimpia Basket, abbiamo visto anche la retrocessione del Cagliari Volley. Dall'Ansicora invece sono arrivati 2 scudetti che, diciamo, avrebbero potuto avere una maggiore pubblicizzazione sugli organi di informazione, non limitata soltanto al giorno dopo la vittoria dello scudetto maschile, visto che lo scudetto femminile è passato abbastanza inosservato. Sì, diciamo che comunque i media sono sempre abbastanza pro calcio e in questo momento anche pro basket, perché comunque quello che sta facendo la Dinamo a livello di uno sport come il basket, che è uno degli sport più popolari al mondo, è incredibile. Per quanto riguarda l'hockey, a noi comunque interessa continuare a fare sport. Il discorso dei media fa sempre piacere, perché essere riconosciuto come un grande sportivo fa sempre piacere, però noi ci accontentiamo del fatto che sia venuto il sindaco a vederci, le autorità politiche di Cagliari, perché comunque ci hanno fatto sentire importanti, perché quando vengono queste persone ti senti importante e questo ci gratifica ulteriormente. L'anno prossimo vi troverete a disputare la Champions League. Puoi raccontare le difficoltà che avete avuto dopo la vittoria dello scudetto 2 anni fa, perché erano 9 anni che non andavate in Europa, e ci puoi anche dire se quali sono le modalità della Champions League per dei profani? Allora, diciamo che dopo 9 anni abbiamo avuto l'unico vantaggio di poter organizzare la manifestazione in casa, qua a Cagliari, sul nostro campo, quindi avevamo il pubblico dalla nostra e la confidenza di avere il campo che conoscevamo. È stata un'ottima coppa, perché siamo arrivate tra le prime 4 squadre, con nazioni che ci precedono nel ranking, con cui realmente potevamo competere giusto, perché c'era l'Irlanda che
è davanti a noi, se non sbaglio, 15-16 posizioni a livello di ranking, quindi era una sfida praticamente ingiocabile. Quest'anno invece a Dublino è stata dura, ma abbiamo centrato il risultato di rimanere nella categoria, e l'anno prossimo, che sarà l'Euro Hockey League, cioè ovvero la Champions League dell'Hockey, il format sarà un girone eliminatorio con 12 squadre in cui passeranno, sono divise in alcuni sottogironi in cui passeranno solo le prime. Missione impossibile, perché di sicuro per ranking verremo accoppiati con una squadra tedesca, olandese, che sono al top al mondo, non solo in Europa, e quindi sarà veramente difficile, però un'esperienza che solo noi e il Bra possiamo vantare a livello italiano, e ce la teniamo stretta. Ultima domanda, questi playoff scudetto hanno convinto il vostro bomber Gabriele Murgia a tornare in campo? È stato premiato dal presidente della Federhockey Sarda con un premio alla carriera. Lunedì sulle pagine dell'Unione Sarda abbiamo visto alcune righe che fanno sperare di vederlo ancora in campo quest'anno, proprio perché è un'occasione come la Champions League non capita tutti gli anni. Riuscirete a riconfermarlo oppure cosa? Diciamo che oltre l'attrazione del playoff è stato il continuo bombardamento da parte nostra di alcuni degli amici più stretti a cercare di riportarlo da noi e cercare di fargli capire che anche il poco momento libero oltre il lavoro poteva bastare. Ha fatto pochissimi allenamenti quest'anno per tornare, per giocare queste partite, ma sapevamo che solo la sua presenza poteva servire per creare qualcosa di difficile negli avversari, quindi per noi è stato fondamentale. Speriamo adesso non ho parlato dopo la vittoria del campionato, però l'Euroleague, che lui non ha mai giocato, come tutti noi, è uno stimolo che sicuramente potrebbe convincere ancora a rimanere con noi.